un'amministrazione fatta di donne e di uomini che hanno la consapevolezza dell'impegno e della missione che il Paese gli ha affidato, che fanno con passione, con dedizione, in silenzio. E non è nell'ottica di quella tanto evocata Fortezza Bastiani, nella quale poi si aspetta un nemico che non arriverà mai, no, il nemico è molto presente, a volte è presente nelle azioni, ma soprattutto è presente in quella tensione che questi ragazzi mettono ogni giorno per essere pronti nel momento in cui saranno chiamati. Ecco perché oggi, al suo cospetto, signor Ministro, mi sento con orgoglio di rivolgere a tutti loro un grande grazie e un grande in bocca al lupo per tutto quello che faranno nell'interesse del Paese. Grazie.